portami a bere tequila, sale e limone. Un settembre di ripartenza è naturalmente l'auspicio di tutto il commercio cremonese. Una ripartenza nel segno del profumo e dei colori dei fiori con le invasioni botaniche e poi il tradizionale sbaracco. E poi ancora, a fine mese, una speciale edizione del Salone Internazionale degli Strumenti Musicali Mondo Musica, quest'anno eccezionalmente denominata Cremona Musica Special Edition. Si parte sabato 5 e domenica 6 per l'appuntamento in cui ritrovarsi per pensare a come abbellire balconi e giardini in vista della stagione autunnale, per passeggiare tra i fiori, per vedere oggettistica da giardino e mobili vintage. Invasioni botaniche autunnali, progetto pilota che ci si augura di ripetere anche in futuro. Allora, per settembre gli appuntamenti che abbiamo importanti, il primo sono le invasioni botaniche che siamo riusciti a riproporre, e nonostante tutto quello che è successo, che saranno nel weekend del 5-6 di settembre, una delle manifestazioni sicuramente più gradite dal commercio e da Cremona. Commercianti che cercano la normalità anche il weekend successivo con lo sbaracco, tradizionale iniziativa di Confcommercio e botteghe del centro per incentivare l'acquisto nel periodo di fine saldi e dare poi un po' di spensieratezza ai cremonesi di ritorno dalle ferie. Dal 25 al 27 settembre, spazio a Mondo Musica edizione speciale, che nasce dalla necessità del mercato di avere comunque il suo punto di riferimento artistico e culturale. La volontà di metterci al lavoro da subito per dare voce al settore e la consapevolezza del ruolo centrale di Cremona Musica ci hanno spinto a voler organizzare la manifestazione anche e soprattutto in questo difficile momento, spiega il presidente di Cremona Fiere Roberto Biloni. Una manifestazione che coinvolge anche il mondo del commercio del centro cittadino con l'iniziativa del Fuorisalone. E lì speriamo sempre che ritorni un po' di turismo, che dia un po' di movimento alla nostra città e specialmente al commercio, che è un po' in sofferenza. Un mondo del commercio che dopo l'avvio della stagione dei saldi un po' sottotono ha provato a rilanciarsi con i giovedì d'estate. Devo dire che comunque tutti i pubblici esercizi hanno registrato un ottimo dato. Il commercio, le prime due o tre date comunque hanno portato movimento, più o meno hanno lavorato tutti e siamo stati abbastanza contenti. Ovviamente speriamo l'anno prossimo di fare la solita nostra edizione che ci teniamo tantissimo. Settembre di ripartenza dunque per una Cremona da vivere e che vuole tornare alla normalità. Amore, portami a bere tequila, sale.